domande. Abbiamo in programma una bellissima giornata qua, in questa realtà che, come sono entrato, mi ha veramente accolto come fossi a casa mia, ed era la prima volta che venivo. È un seminario di una giornata dal titolo In viaggio con l'anima. Dal mio punto di vista è una giornata che vi darà delle risposte magiche, alchemiche, trasformatrici, perché sono una raccolta di, non voglio dire verità, di informazioni che ho raccolto proprio in tutti i miei viaggi. Tanti aspetti di noi che sono da sempre stati tenuti nascosti, ma che ci danno l'opportunità di risvegliare quel potenziale innato, presente e che ha voglia e ha desiderio di esprimersi nella sua bellezza, nella sua luce. Dobbiamo sempre di più nel nostro quotidiano imparare a leggere i messaggi, quello che non facciamo mai. Il mondo dello spirito, il mondo della materia sono sempre in comunicazione. Però noi, blindati dalle nostre percezioni sensoriali, siamo limitati tantissimo perché non riusciamo a riconoscere quello che la nostra anima o le nostre guide, momento dopo momento, vogliono farci capire. Ed è un peccato, perché c'è sempre una comunicazione aperta tra noi e loro, tra noi e le nostre energie, tra noi e questa energia. In viaggio con l'anima vuol dire capire perché la nostra anima ha intrapreso questo percorso, capire perché stiamo vivendo certe esperienze, capire perché noi conteniamo un dono che è un talento e utilizzare quel talento per la nostra felicità, ma per il bene anche degli altri. Perché nel nostro dono, nel nostro talento, c'è sempre la vibrazione del servizio. Nel momento in cui lo metti a disposizione degli altri, riconosci che un qualcosa di magico accade dentro di te, che è una felicità che non è soggetta ai tuoi bisogni, ma è una felicità che accade semplicemente perché ti esprimi per quello che sei. In fondo c'è la locandina e c'è il sottoscritto disponibile per dare ogni altra informazione. La vostra attenzione è stata veramente magica. E quindi non posso che ringraziarvi. Grazie. E naturalmente spero di rivedervi presto. Dovete sapere che non si incontra mai nella vita qualcuno per caso. Tutte le persone che incontriamo le abbiamo già incontrate molto tempo addietro. E con quella persona abbiamo un collegamento di tipo spirituale. Quell'incontro, tanto nel dare quanto nel ricevere, è un'opportunità per entrambi di fare un gradino in più nella nostra scaletta evolutiva. Quindi grazie perché attraverso di voi io questa sera esco di qua e cammino a 10 metri dal pian terreno. Grazie a lei. Grazie. Grazie.